Piani, ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Mi riallaccio subito a quanto diceva la domanda retorica che ha posto il senatore Saccone. No, senatore Sacconi, non sono all'altezza e non sono in grado di governare e di spendere i soldi che occorrono per fare ripartire il Paese in questa situazione. E guardi, le do subito un'evidenza, caro Presidente Conte. Lei basta che compari, questo che è il frutto del lavoro del Governo, il decreto rilancio, che è diventato una sorta di omnibus nel quale tutto avete fatto convergere fino ad arrivare anche a perderne il significato e da cui ne deriveranno almeno un centinaio di decreti attuativi, con questa semplice paginetta, anzi, sono quattro paginette, Presidente Conte. Questo è il provvedimento della Repubblica Federale di Germania, questo è il suo decreto, questo è il paragone di fronte al quale lei oggi si pone agli italiani e va in Europa. 130 miliardi, 55 miliardi. E non c'è nulla da ridere, Presidente, anzi, le chiederei anche una cortesia, dica per cortesia al suo ufficio stampa, magari allo stesso Casarino, di aggiornare un po' il suo discorso, perché continua ad essere un po' noioso dopo mesi, mesi e mesi. E magari di aggiornarlo tenendo conto che da febbraio è la prima volta che viene in Parlamento a chiedere un indirizzo politico al Parlamento italiano. Febbraio, marzo, aprile, maggio. Giugno, siamo a luglio. E lei è dal mese di marzo che dice settimana prossima arrivano i soldi, settimana prossima arriva il piano di soccorso. Avete impegnato Colao, avete preso schiere e orde di scienziati per andare a costruire un piano che è finito nel cassetto, che qui dentro non si trova, Presidente Conte. Lo capisce che non funziona questo paragone? Lo capisce che non funziona il suo governo? Lo capisce che così il Paese non lo fate ripartire? Lo capisce questo? Se capisce questo può andare in Europa a rappresentare l'Italia, altrimenti il rischio è che vada in Europa e semplicemente faccia fare brutta figura al nostro Paese, che certamente ha bisogno di essere invece rispettato. E un applauso certamente lo chiediamo anche noi, senatore Casini, ma l'applauso lo chiediamo per gli italiani che non si stanno piegando e che stanno cercando di rialzarsi da soli, anche se sono mesi che aspettano dall'INPS l'erogazione di una previdenza all'erogazione, di un sussidio all'erogazione, di una cassa integrazione che non è ancora arrivata. Perché questa è la realtà, Presidente Casini. Allora, di fronte a questo ci dobbiamo porre degli interrogativi. Come volete spendere i soldi? Perché il discorso l'avete posizionato sui soldi, arriveranno i soldi, ce li manderà l'Europa, sempre con la solita retorica. Ma a tutt'oggi non c'è un piano reale che possa dire che avete cambiato le regole che hanno affossato l'Italia ieri e che la faranno ripartire domani. Non avete cambiato una sola regola e quel mostro che sta per approdare qui in Senato, delle semplificazioni, sarà l'ennesima volta aver perso un'occasione per riformare il Paese. Perché qui, se non l'avete capito, il Paese si è fermato, l'economia si è fermata e ha voglia che con il lavoro da casa il paese si può rimettere in piedi e diventare competitivo. Questo è un paese che lavora nelle fabbriche, nei campi, nelle botteghe artigiane, nelle botteghe dei commercianti, è un paese che si rimbocca le maniche, non è un paese virtuale come le vostre visioni, Presidente Conte. Ed è evidente a tutti che mano a mano cala la pressione della preoccupazione per la crisi sanitaria e per la pandemia, tornano a riemergere i problemi di prima, che non sono affrontati e che la sua maggioranza non è in grado di risolvere, a partire da Ilva, dimenticata, a partire dai problemi e dal caos che avete creato in questi giorni in Liguria con la gestione autostradale e con tutto quello che ne consegue. Presidente Conte, questo è il paese reale, non quello che le scrive Casalino nei suoi discorsi. E restano ancora tutti irrisolti i problemi della giustizia che non ci siamo dimenticati, anche se spariscono dalla quarta, dalla quinta, dalla ventesima pagina dei giornali. E non ci siamo dimenticati che il tempo sta trascorrendo infruttuosamente. E questo paese, Presidente Conte, non è la Cina. E non vi lasceremo soffocare gli italiani come i cinesi fanno con Hong Kong. Perché anche se lei a quel paese si ispira, noi questo non glielo concederemo.